Il valore del denaro, racconto ispiratore sull'autostima. All'inizio di un nuovo anno scolastico, un insegnante di classe si presenta davanti ai suoi studenti con in mano una banconota da $100. Dice loro: alzate la mano se volete questi soldi. Tutte le mani della classe si alzano e l'insegnante dice: darò questi soldi a qualcuno qui, ma prima lasciatemi fare questo. Prende la banconota e la accartoccia tra le mani, prima di chiedere: chi la vuole ancora? Le mani rimangono alzate. L'insegnante lascia cadere la banconota sul pavimento, la calpesta e la sminuzza, poi la riprende. E adesso, chiede di nuovo. Le mani rimangono alzate. Classe, spero che abbiate capito la lezione. Non importava cosa avessi fatto a questo denaro, lo volevate comunque perché il suo valore rimaneva invariato. Anche se sgualcito e sporco, vale ancora $100. E continua, è lo stesso per noi. Ci saranno momenti simili nella vostra vita, quando sarete caduti, ammaccati e infangati. Tuttavia, qualunque cosa accada, non perderete mai il vostro valore. Morale della favola. Le difficoltà della vita sono inevitabili e tutti noi saremo messi alla prova prima o poi, spesso senza colpa. Non lasciate che queste sfide alterino il vostro senso di autostima. Sarete sempre abbastanza, avete qualcosa di unico e speciale da dare e offrire al mondo.